Ciao a tutti da Novan Globe, benvenuti a questa nuova lotta in Wi-Fi di Pokémon Horas. È una lotta in triplo con il mio Mono Water. Ho deciso di testare questo team nel battle spot, quindi nelle lotte a punteggio, e è stato divertentissimo. E allora vi proporrò un paio di lotte molto molto divertenti. Il tema per quanto riguarda le lotte è cambiato, a me piace molto, mi piace soprattutto quel Pikachu cazzuto, veramente molto figo. Il mio team lo conoscete, più che altro è basato su un Trick Room. Mentre guardando l'ultimo avversario troviamo poi troviamo Vivillon, Charizard, Luxury, Garbodor e Durant. Mi aspettavo una lead di Charizard, Vivillon e Luxury. Questo perché Vivillon avrebbe avuto accesso a Sonnifero, Charizard probabilmente un Charizard Y e avrebbe potuto settare il sole a mio sfavore, e invece Luxury è di tipo elettro e logicamente avrebbe avuto stab super efficacia su di me. Per mia fortuna è un Charizard X, meno male, e già questo un sospiro di sollievo. Infatti nel dubbio decido di far utilizzare protezione a tutti i miei Pokémon tranne a Jellicent, che avrebbe utilizzato distorto zona, mentre l'avversario rivela bodyguard su Tro e per mia fortuna decide di far danzare Charizard e anche Vivillon, perché avevo una stran maledetta paura del sonnifero di Vivillon, che è abbastanza veloce, ma avrebbe potuto addormentare almeno un Pokémon. E invece è tutto a mio vantaggio. Perché? Perché con il boost nella velocità e accesso a distorto zona io sono comunque più veloce. Bodyguard mi dà troppo fastidio, quindi prima cosa decido di utilizzare provocazione su Tro, e in secondo decido di togliere di mezzo quel Vivillon che avrebbe potuto, oltre a boostarsi di più le difese speciali, e quindi avrebbe potuto resistere anche a due colpi, a due surf combinati, togliermelo subito di mezzo e anche per un possibile sonnifero. E avrei potuto resistere con i miei due Pokémon, quindi Mantine e Jellicent, a un drago artigli di Charizard X. Per mia sfortuna è più lento, Tro, avversario, e utilizza Frana. Fortunatamente Jellicent non tentenna. Sfortunatamente gli fa brutto colpo. Ora non so se sarà fondamentale questo brutto colpo, non lo so, non ho calcolato. Vedremo poi il perché, ma non ho calcolato. Non mi fa nemmeno tentennare Lapras, che regge molto bene un Frana debole, e posso spammare tranquillamente Surf su tutti i Pokémon dell'avversario. Questo perché non può utilizzare Bodyguard. E difatti è tutto quello che succede. Qua non so se il brutto colpo sia fondamentale, questo perché Jellicent non resiste a un secondo dragartiglio, non so se quei 20 punti salute in più siano fondamentali. Decido di mandare in campo Gastrodon, questo per sfruttare appieno la distorto zona, la possibilità di spammare Surf, perché l'avversario non può utilizzare Bodyguard grazie a quel provocazione di Jellicent. Decido di far utilizzare Bodyguard al mio Mantine, questo perché Troar era più lento e avrebbe potuto riutilizzare Frana. Sì, ok, non mi avrebbe fatto KO, sarebbe stato un danno minimo, ma non volevo rischiare il tentennamento e volevo sfruttare appieno la potenza di Gastrodon, anche perché avrebbe comunque messo KO Jellicent e Lapras avrebbe comunque messo KO Garbodor con Gastrodon insieme, quindi era totalmente irrilevante a far attaccare Mantine. Per mia fortuna faccio un doppio crit su Luxury, mi spiace moltissimo. Mi spiace molto, non so se tutto ciò sia poi alla fine rilevante, e preferisco non rischiare nel spammare Surf, tanto ho dalla mia parte un ultimo turno di distorto zona, mandare KO Durant, che era il più pericoloso, con un geoforza più liofilizzazione, che proprio era sufficiente, e Eteralama proprio su Toro, che resiste, ma il turno successivo sono più veloce, non mi serve più la distorto zona. È stata una lotta fantastica, ho giocato molto molto bene, ho rischiato molto su quel Jellicent che ho piazzato al centro. Vi avevo già anticipato che erano delle prime lotte e quel Jellicent al centro non mi dava
non mi convinceva molto, ma malgrado tutto ciò l'avversario non si aspettava un Mono Water così potente, definita ben 5-0, definita bene 5-0 se non erro. Ho giocato molto bene. Che dire ragazzi, se anche a voi la lotta è piaciuta, cliccate il mi piace, fatemi sapere se questo bellissimo sfondo, questo tema vi piace, è più chiaro, nella descrizione trovate tutto, trovate anche il link alla mia pagina Facebook che ho inserito in mezzo a tutte queste immagini, e ci vediamo ai prossimi video lotta. Ciao a tutti da Novanglob, ciao!